Si avvicina la data fatidica per Niscemi. Giovedì prossimo alle 20 il Consiglio Comunale dovrà decidere sull'adesione alla città metropolitana di Catania, così come hanno già fatto Gela e Piazza Armerina. La seduta dell'assise civica della settimana scorsa, come si ricorderà, fu rinviata dopo la proposta avanzata dal consigliere Giuseppe Rizzo. Il consigliere comunale ribadì la necessità che fossero tutti presenti al voto di adesione. In quell'occasione, infatti, era assente il consigliere Rocchi Blanco. La proposta fu approvata con 9 voti favorevoli, 7 furono i contrari, 3 gli astenuti. C'è la possibilità di rimarcare, di consolidare il risultato che sarà altissimo del consenso di passare con Catania. I siciliani hanno capito che è importante smacchiare il gattopardo, così come è stato smacchiato il gattopardo. Mi faccio prestare la battuta da qualcuno più importante di me, come è importante smacchiarlo il gattopardo. A Piazza Armerina a Gela è successo. Noi ci lamentiamo, i siciliani ci lamentiamo del fatto che non si muove mai niente, che non cambia mai niente. Noi abbiamo l'occasione di fare questo. I niscemesi avete l'occasione di cambiare la storia. State attenti perché questo è un momento molto importante, perché è passato, è arrivato ora, dopo 80 e passa anni, quasi 90. Chissà se e quando ci sarà un'altra possibilità del genere. La prossima volta ci saranno 20 sì.